Ancora un saluto a tutti voi. Oggi siamo presenti per la presentazione di Alessandro Tuglia e nel lasciarvelo alle vostre domande, quello che mi vorrei sottolineare è la, almeno questo riconoscetecelo, quello di essere coerenti con quello che diciamo, cercare di fare una miscela, un mix, un cocktail di esperienza e gioventù nel rinforzare e cercare di migliorare la nostra squadra. E oggi con Alessandro credo che il primo strato è di esperienza, di quella miscela che dicevo prima, e quindi ve lo lascio perché credo che merita le vostre attenzioni. C'è la prima domanda di Elio Donno del Corriere dello Sport. Buongiorno. Buongiorno. Dal suo curriculum sembrerebbe che è un po' come l'Edera, si attacca ma non muore. 4 anni a Salerno con De Promozione. 6. Va bene? 6. 3 a Benevento e adesso ho scelto Lecce. Qual è stato il motivo del distacco da Benevento e questa voglia di venire a Lecce? Quali ambizioni, quale spirito la caratterizzano anche per iniziare forse un ciclo? E poi l'ultima, se conosce Baroni, ne ci ha parlato. È vero, credo che sono uno dei pochi che si ferma parecchio nelle piazze in cui milita. Il mio contratto a Benevento era in scadenza, diciamo che le tempistiche del rinnovo si sono un po' prolungate e c'è stata questa opportunità di venire a Lecce e l'ho accolta subito. E il mister non lo conosco personalmente, ci eravamo sentiti anche prima della mia firma, è un allenatore che credo che il suo curriculum parli da solo, ha già vinto questo campionato e siamo qua una società ambiziosa e anche io personalmente vorrei, qualora ci fosse la possibilità, di ritornare, di ripotermi giocare magari un giorno la Serie A. L'età avanza e comunque sia ci proveremo. C'è Antonio Ognoni della RAI per Alessandro Tuglia. Buongiorno. Buongiorno, ben arrivato. Grazie. Quali i suoi punti di forza e poi seconda cosa se si sente carico di responsabilità arrivando in una squadra che negli ultimi 2 anni, in Serie A prima e in Serie B dopo, ha avuto un po' come tallone d'Achille proprio la fase di partita? Beh, punti di forza, non mi piace parlare personalmente di queste cose, spero di poter dimostrare insomma quelle che sono le mie qualità sul campo. E per il resto puoi ripetermi la domanda, scusami, la seconda parte della domanda. Se la carica di responsabilità, il fatto di arrivare in una squadra che negli ultimi 2 anni, in Serie A prima e in Serie B lo scorso anno, ha avuto come tallone d'Achille proprio la fase difensiva, quindi sarà sì. Tutto lì la chiave di un'eventuale promozione, di una lotta per la promozione. Sento responsabilità, ti parlo anche perché questa è la mia prima conferenza stampa di presentazione, quindi sì, no, sicuramente sento la responsabilità perché sono arrivato in una grande piazza. E è vero che viene magari da dei problemi difensivi, non sono, sono qua per poter migliorare questa posizione, no? Non sono il salvatore della patria assolutamente, si può far del meglio solo con l'unione tra i compagni di squadra, quindi sono qui ambizioso per poter fare il meglio possibile per me e per la squadra. Pierandrea Casto, Salento Live 24, sempre per Alessandro Tuglia. Buongiorno. Buongiorno. Da ragazzo eri stato accostato a Nesta. C'è qualche rimpianto da parte tua di non esserti affermato nella squadra, nella Lazio, dove sei cresciuto? E poi se hai scelto già un numero di maglia? Sì, quella è una storia abbastanza vecchia, no? Ero praticamente un bambino, quelle voci non le percepivo, io avevo 14-15 anni, quindi non, io giocavo per divertimento, come ci gioco tuttora, quindi non erano voci che, non ho nessun rimpianto, perché poi credo che
la carriera di ogni calciatore sia condizionata da determinati fattori. E io adesso a 31 anni mi ritrovo a Lecce, credo di poter essere molto soddisfatto, quindi non ho assolutamente rimpianti. Per quanto riguarda il numero, ho visto quando sono arrivato per la firma che il 13 non era occupato, quindi magari anche segno del destino che va preso, no? Quindi riconfermerei il numero di Benevento volentieri. Grazie. Carmen Tommasi, Telerama. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Qual è il modulo con cui preferisce giocare e se la sente di mandare un messaggio ai tifosi del Lecce? Per il modulo io ho giocato sia con la difesa 3 che la difesa 4 e francamente mi sono trovato sempre bene con tutti e due i moduli. Ai tifosi del Lecce intanto mi auguro che possano venire allo stadio, quello prima di tutti. E poi gli chiederei di starci vicino, sia nei momenti positivi che nei momenti meno positivi, perché la loro carica sicuramente ci farà solo che bene. Pierpaolo Verri, Pianeta Lecce. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. A Lecce. Grazie. Tu conosci bene la categoria, sono un solo esperto per questa categoria, sai anche come si vince in questa categoria. È presto, però allo stato attuale che campionato ti aspetti il prossimo anno visto le tante contendenti per la promozione? Credo che a questo punto, se parlare a bocce ferme, credo che c'è qualche squadra che ha quel qualcosina in più rispetto a noi. Credo che noi abbiamo bisogno di tanto lavoro e di tempo. Poi è sempre il campo che dirà la sua. Questo noi dobbiamo partire, come diceva il direttore, siamo una miscela di ragazzi più esperti e di giovani molto interessanti, però appunto per questo credo che abbiamo bisogno di tempo, di dare tempo al mister, di poter organizzare e di darci un'identità e di tanto lavoro. Ecco. Giuseppe Andriani, Antenna Sud. Buongiorno. Buongiorno. Ha deciso di scendere di categoria praticamente, no? Cioè, e come si è lasciato convincere? Perché l'abbiamo anche vista molto convinto di questo progetto e di Lecce. Quando dice a 31 anni sono a Lecce posso ritenermi soddisfatto, è sicuramente una dichiarazione importante. Sì, sì, no, ma la ribadisco anche, nel senso che la società è ambiziosa, io sono ambizioso, le idee, quando le idee coincidono poi non credo che ci voglia molto per prendere una decisione. È per questo che è stato tutto molto veloce. Spazio alle domande per il direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino. C'è la prima domanda di Elio Donno del Corriere dello Sport. Prego. Oggi c'è il pre-ritiro, quindi avete convocato tutti gli utenti tesserati e il 15 comincia il ritiro vero e proprio. Pensi che da oggi al 15 potrei mettere a disposizione di Baroni qualche altro elemento nuovo determinante per lo settore? Comunque, cosa manca ancora per il tuo progetto di potenziamento conclusivo? Ma io a volte, dopo tante sessioni di mercato alle spalle, dopo tanti anni vissuti nei periodi dove ci sono gli europei e i mondiali, bisogna tenere conto che sono stagioni diverse da tutte le altre, quindi sul mercato bisogna cercare di interpretarlo, di analizzarlo partendo da questa considerazione, perché gli anni degli europei, gli anni dei mondiali sono diversi a livello di mercato, diversi da tutti gli altri. Io alla luce delle mie esperienze ho tenuto conto di questo, pur sapendo che e lo sapete pure voi perché eravate presenti alla conferenza della nostra proprietà quando si è parlato di risorse, no? E quindi pur tenendo conto di questo, il mercato l'ho interpretato secondo quelle che sono le mie esperienze alla luce di quelle considerazioni che ho detto prima. Quindi come l'ho interpretato in passato, così l'ho interpretato quest'anno anche a Lecce, cercando di aggredirlo, cercando di anticiparlo, perché io so benissimo che dopo la fine degli europei, dopo la fine del mondiale, diventa un mercato diverso da tutti gli altri. E quindi queste quattro acquisizioni già fatte, e siamo solo ai primi di luglio con 2 mesi ancora di mercato aperto, questo
la dice lunga su quello che ho detto prima, no? Sulle considerazioni che ho fatto prima, per cui ho anticipato nelle entrate, perché so che durante questo periodo di europeo, di mondiale, c'è una stagnazione del mercato e quindi tutto si stagna e soprattutto si aspetta la fine del mercato degli europei e del mondiale per aggredirlo, e quindi quando dopodiché avvengono le acquisizioni. Quindi se avvengono le acquisizioni vuol dire che avvengono anche le cessioni di un club. Volendo però fare una strategia come l'ho fatta io, ho preferito più anticipare nelle entrate e sapendo che le uscite devo aspettare la fase finale per cercare poi di portarle a termine, sapendo pure che onestamente e sinceramente il grosso lavoro sporco l'ho fatto lo scorso anno su quei calciatori che di un club come il nostro, che veniva dalla C, che veniva dalla B, che è andato in Serie A, che poi si è ritrovato di nuovo in Serie B con quei calciatori che venivano dalla C, dalla B, e quindi con tutte quelle alterazioni che comporta quando si ha una crescita e poi una decrescita. Quest'anno siamo in 29, se non sbaglio, però tra questi 29 consideriamo che ci sono 3 ragazzi che vengono dalla Pierno, Monterisi e Maselli. Ci sono, quindi siamo con Borbei pure, aggiungiamoci pure Borbei, quindi diciamo che il grande lavoro sporco l'ho fatto lo scorso anno. Ce n'è ancora tanto altro da fare, perché devo essere onesto e sincero, approfittando anche della tua domanda, che così per non dare sfogo anche a pensieri che poi possano alterare anche quelle che sono le reali nostre valutazioni, che tengono conto in maniera molto semplice, senza giri di inventandosi cose, pensieri, parole che fuori luogo. Io cerco di essere invece coerente con quei pensieri nostri molto, molto lucidi, molto chiari, molto trasparenti, che sono figli di considerazioni fatte con il nostro allenatore. Quali sono le considerazioni? Le considerazioni sono che noi abbiamo stabilito con il mister, in virtù di considerazioni tecniche, tattiche e altre considerazioni, chi è nei nostri piani, chi rientra nei nostri piani e chi non rientra nei nostri piani. Di questi 25-24 giocatori di rosa che ci sono, a chi non rientra nei nostri piani, con molta onestà e sincerità, perché noi non ci inventiamo, come qualcuno può pensare, ma lo pensa ingenuamente, non è che lo pensa perché è mente diabolica o mente cosa, lo pensa pensando, perché ognuno di voi può anche pensare, va bene, come penso io, però a volte si può pensare in maniera sbagliata, come penso io. Io non mi invento moduli per dire a uno se è da Lecce o non è da Lecce, va bene? Lo chiamo direttamente, lo chiamiamo direttamente o lo chiamiamo attraverso il suo agente, e quindi non ci inventiamo vie di traversa, usiamo molta chiarezza. Quindi io con molta chiarezza ho chiamato chi per il nostro allenatore, per la società, non rientra nei nostri piani, ma ci siamo trovati d'accordo con il mister su tutto, e chi non rientra nei nostri piani li abbiamo chiamati attraverso i loro agenti e alcuni personalmente. E quindi chi è stato chiamato lo sa che per motivi, penso di privacy, è giusto che io non venga a dire nomi e cognomi. Quanti sono, almeno? No, sono stati chiamati quelli che non ho fatto la conta. Adesso mi riesce difficile dire chi, non ce l'ho davanti, non pensavo di trovarmi ad una domanda che rispondo quanti sono,
sono, cioè, quelli che non rientrano ai nostri piani, gli abbiamo detto che delle cose. Poi se vuoi saperlo, mi faccio, non ho avuto il tempo, sinceramente te lo dico, non ho avuto modo per poterlo fare. E quindi per settore, chi non è stato chiamato vuol dire che rientra nei nostri piani. Ma questo non vuol dire che a volte per qualcuno non rientriamo noi nei nostri piani, nei loro piani. Quindi la stessa chiarezza può essere anche dall'altra parte, però siccome non abbiamo avuto nessuno che ci ha chiamato per dire che non rientriamo noi nei loro piani, rimane solo quelli che abbiamo chiamato noi per dire che non rientrano nei nostri piani. La prima era su Maggio, cosa c'è di vero sulla possibile, sul possibile ritorno di Cristian Maggio a Lecce? La seconda è su il modulo di Baroni, prevede comunque, sono cruciali gli esterni alti, e visto che nello schema in questo momento sono solo due, di Stoschi e Olivieri, quanti pensi di portarne ancora qui a Lecce, se si punterà su giocatori di categoria oppure come Pizzini, di cui si parla, che verranno dall'estero? Tre, Mancoso sarà ancora capitano? Allora, Maggio è un ragazzo che ci ho parlato da un bel po' di tempo, e con tutta l'onestà e sincerità che ci contraddistingue, ci siamo detti quello che era il nostro pensiero. Allora, si è preso ancora del tempo, fermo restando che quando uno prende tempo è da una parte il rischio di poterselo non trovare, oppure da parte sua anche il rischio di non potersi ritrovare nel Lecce. Bene? Quindi si è preso del tempo che io ho voluto accettare, però fino a che poi non mi trovo io davanti a una soluzione che non posso più aspettare, dopodiché ognuno è libero di fare le cose. L'altra domanda, modulo, bene, gli esterni. Sì, in effetti con Baroni e con il mister ci siamo ritrovati e io, dopo che ascolti quelle che sono l'equilibrio in campo e l'uomo giusto al posto giusto che ogni allenatore vorrebbe nel suo modulo, prevede la difesa a 4 che abbiamo già detto, 3 centrocampisti che siano tutto campisti, bene? Che è differente dal modulo dell'anno scorso dove si giocava con 3 tuttocampisti, ma c'era anche un trequartista senza attaccanti esterni. Quindi i trequartisti quest'anno ci saranno gli esterni di attacco. Gli esterni d'attacco si debbono essere esterni che hanno più il senso di attaccare che essere centrocampisti o di ripiego indietro, perché ci sono gli esterni difensivi. Alla luce di questo ho dovuto dire a chi risponde a questi requisiti che non è, rientra nei nostri piani, chi rientra nei nostri piani, non ho detto niente, non li ho chiamati, perché chi non chiami vuol dire che va bene, a meno che poi uno non alza la mano e dice no, sono io che no, però fino adesso non ho avuto nessun riscontro in questo senso. Quindi esterni alti che sappiano attaccare la profondità e che possano essere assist men e che sappiano fare gol, praticamente Ribery dei vecchi tempi, Robben dei vecchi tempi, però con le risorse nostre. Bene, questo è la risposta, credo di aver risposto. Ah, guardate, io
è una domanda che penso di aver già risposto sufficientemente più di una volta. Io ho il dovere di, con le risorse che ho, che non sono tante perché siamo in Serie B e non siamo una società che, avete sentito, siamo una società che deve tenere i conti in equilibrio. I conti in equilibrio vuol dire che quanto entra senza spettatori, senza spettatori, bene, quanto è entrato all'Entella l'anno scorso, così è entrato a Lecce se non conteggiamo il paracadute. Bene, quest'anno non c'è il paracadute, quindi come può essere una squadra normale di Serie B così che è Lecce? Bene. L'unica differenza la possono fare le idee, bene, del suo management, lo possono fare l'impegno della proprietà, può alzare il livello, la fantasia di una proprietà, ma parliamo di poco, perché la miscela giusta sarebbe risorse e idee, ma quando non ci sono le risorse che la Serie B non ti dà, a meno che non hai, come ci sono alcuni club che sforano i loro budget in virtù di tante considerazioni, allora, ma noi non siamo in quella fascia, noi siamo in una fascia che possiamo fare con quello che entra. Anzi, in passato questo club si è permesso pure di comprare in Serie B giocatori di 1,5 milioni, quando la Serie A non era sbandierata, anzi si partiva per non retrocedere, però si compravano giocatori di 1,5 milioni. Io con 1,5 milioni l'anno scorso ho fatto tutta la prima squadra. Mi auguro che possa tornare, una volta messo in equilibrio i conti, tornare pure io a comprare un giocatore da 1,5 milioni. E quindi questa è la risposta alla tua domanda, se è stata sufficiente. Il capitano non lo, se lo è stato sino adesso, ma i capitani li si fanno negli spogliatoi, non è che lo fa la società, il capitano si... è stato sempre fatto dallo spogliatoio, dove ci sono stato io l'ha fatto sempre lo spogliatoio, e quindi come è stato l'anno scorso, 2 anni fa, in passato credo anche, ma dove ho lavorato io la fascia di capitano l'ha scelta sempre lo spogliatoio. C'è l'ultima domanda di Pierandrea Castro, prego, Salento Live 24. Cosa che è successa l'anno scorso e quindi non vedo perché non ho... La scorsa settimana si è parlato anche dall'Argentina di un interesse per il Lecce, del Lecce per Pizzini. Quanto è veritiera questa voce e se è avanti la trattativa eventualmente? Io ho un po', prendendomi anche i miei rischi, ma questo per essere più d'aiuto a voi e per essere una società che quando escono dei nomi e poi non si finalizzano non debba sembrare che è una società che non arriva ai suoi obiettivi. Però siccome ci sono 3 giornali e non solo 3 giornali sportivi, ma ci sono anche quelli che non sono sportivi che fanno anche calcio mercato, c'è il rischio che a volte perché bisogna andare a sapere che giocatore può prendere quella squadra o no, a volte ci si affida a amici procuratori, a amici che non sono procuratori o voci per scrivere dei nomi. Che alla fine, quando ne escono 20-30 di nomi, che poi ne prendi 2-3, sembra che sono fallimenti della società che non si è arrivati a quell'obiettivo. Io preferisco che se annuso che c'è qualche nome che già sta per uscire o che è uscito, fuori le righe farvelo sapere. Poi, è logico, se non è vero non lo faccio sapere. Se è vero, Lo faccio sapere, bene? Per i motivi che vi ho spiegato. Poi qualcuno la può condividere. Io lo faccio anche per il vostro interesse, oltre che per il mio. Ultimissima domanda. Quindi per ritornare a Pizzini. Pizzini è un giocatore che quando ho annusato che ero interessato, avete saputo tutti che c'è, però alla fine
su quanti ne abbiamo fatti? 4? Su 4, fino adesso 4 sono usciti, l'avete scritto tutti insieme e 4 si sono verificati quando l'avete fatto tutti insieme. Bene, se qualcuno poi o 2 o 3 non si verificano, preferisco che siano 2 o 3 che non si verificano che 50 per colpa di tutti, va bene? Ultimissima domanda per il direttore Giuseppe Andriani, Antenna Sud, e poi chiudiamo. Sì, buongiorno direttore. Guardando la lista di chi dovrebbe andare via, ma soprattutto di chi potrebbe arrivare, di fatto mancano solo gli attaccanti esterni. Cosa non si sente? Dico, al di là del, al di là forse di un terzino, ma prima aveva parlato di maggio ed era stato chiarissimo. Sì. Tra centrocampo e difensori centrali a questo punto il mercato sembra chiuso, mancano solo gli attaccanti esterni. Io vi ho detto, ho fatto un qualcosa che nessuno, io non so chi può annoverare, se andiamo a vedere tra A e B chi ha fatto 4 acquisti già definitivi, non lo so se c'è un club che l'ha fatto, il Lecce l'ha fatto per quelle cose che vi ho detto prima, non voglio stare ancora a ripetere. È logico che c'è ancora da fare, non è che è finito il calcio mercato, perché vi ho detto abbiamo tre esterni o offensivi, di cui a uno ho detto che gli è detto che per caratteristiche che cerchiamo non rientra nei nostri piani. Bene, ma questo con tutta onestà e sincerità, come lo è stato anche per i difensori, come lo è stato anche per gli attaccanti, che vi ho detto che non c'è nessuno. Per cui noi in base a queste indicazioni ci muoveremo per cercare di rinforzare il Lecce e di renderlo, in un campionato che si presenta ancora più competitivo di sempre, più competitivo dell'anno scorso e quindi ancora di più di sempre, di renderlo migliore e rinforzarlo. E vi ho detto con che cosa farlo, con una miscela di esperienza e gioventù, farlo sapendo che vorrei acquistare un calciatore in meno, ma andare a prendere per migliorare il Lecce, per far crescere questo Lecce, perché noi abbiamo, io la cosa che mi sto appassionando molto è fare quello che sto facendo per il Lecce, farlo dando, pur con le risorse che vi ho detto, ma farlo veramente in maniera che mi sta impegnando dalla mattina alla sera, da quando sono ritornato l'anno scorso, perché Lecce deve crescere così, deve crescere attraverso la patrimonializzazione che mancava sia a livello di prima squadra sia a livello giovanile. Noi siamo, dopo un anno a livello giovanile, siamo ritornati dove mancavamo da tanti anni, a confrontarci con i grandissimi club, con Juve, Milan e Inter, e devo sottolineare anche che ci sono grandissimi club che non partecipano al campionato di A1, e io non è che il nostro territorio lo andiamo a rappresentare con un A1 non all'altezza di questa città, di questo territorio. Io mi devo sforzare cercando di non retrocedere al primo anno, cercando delle risorse che tengono conto anche del futuro del Lecce. Lo stiamo facendo attraverso, noi il Pullman non è che è arrivato perché vogliamo fare gli sboroni o fare quelli che lo abbiamo fatto perché Lecce, il territorio va rappresentato in qualsiasi parte d'Italia noi andiamo, e lo stiamo facendo con grandi sforzi. Lo stiamo facendo con le strutture, con le attrezzature, con gli uomini, con l'organizzazione. Tutte queste cose le stiamo facendo tenendo conto che c'è un mercato difficile, complicato, e ancora di più un campionato difficile e complicato come quello di quest'anno della Serie B. Ringraziamo il direttore generale della tecnica Pantaleo Corvino e tutti quanti voi. Grazie, a domani.